Salve a tutti ragazzi da vostro Mazinga Zetto e bentornati su un'ennesima puntata di The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Allora, non so sinceramente quante puntate caricherò, quante ne avrò fatte. Ah, sono arretrato un po' con le Mom Kills. Comunque, no. Challenges. Isaac was good today. Perché mi sembra che il modo migliore sia questo alla fine. Curse of the Labyrinth, Cella Rixelle. Bene, come l'ultima partita che era andata molto bene. Cioè, ho subito solo due danni prima di uccidere mamma. Porca vacca, tra l'altro, aggiungerei perché era, penso, una delle chance migliori che ho avuto finora. Con mappa, bussola, danno molto aumentato. Ero messo molto bene. Avevo delle tears che, mamma mia, avevo tipo preso due tears up, più la Sidonian, cioè, una valanga di lacrime. Ed ero molto felice. E poi niente, mi ha colpito la testa di un golem. Sicuramente quella la pubblicherò perché comunque era un ottimo tentativo. Lo sapete benissimo cosa è successo. Comunque, per chi non l'avesse visto, mi ha colpito la testa di un golem. Ho un attimo avuto un momento di rage. Poi sono andato da mamma, ho detto vai, vediamo almeno se riesco a battere lei. No, comunque mi ho subito un danno da un ragnettino con mamma blu. Però solo uno, quindi diciamo che sto un po' migliorando. E poi diciamo che abbastanza in rage sono morto prima di uccidere il cuore. Perché ero abbastanza in rage, lo ammetto. Perché quando ci arrivo molto vicino mi incazzo come una iena, non ci posso fare niente, sono fatto così. Ma anche quando non ci arrivo vicino, è proprio una cosa che ormai mi girano un po'. Ok. Ah, poi, nel senso, qualcuno dovesse mai venire in mente, non chiedetemi di vedere mai lo schermo perché oltre quello del Golden God, del Platinum God, nello schermo principale, come schermata, c'è anche quella speciale se uccidi 200 volte mamma, se hai 200 mom kills, che è tipo mamma grassa, morta, rivolta verso l'alto, non mi ricordo, una cosa del genere. Non è nessun achievement, è solo una schermata, che ovviamente con 200 uccisioni di mamma io non ce la farò mai, cioè nel senso. Dovrei fare partite a caso e uccidere mamma 200 volte, solo così a caso per vedere una schermata. Il gioco è 100% finito quando prendi il Platinum God. Poche storie. Dai che c'è qualcosa di buono, dai che c'è tipo la testa del criceto, la mappa, la bussola. Roba a caso, va bene, anche la roba a caso. Ok, come al solito esploriamo sempre tutto. Qui dovrebbe esserci la stanza segreta, o è a destra o a sinistra? Io provo prima di qua. E ho provato male. Proviamo di qua. E ho provato bene. 3 centesimi, non ci ricompro di certo due bombe. Oh yeah. Un cuore rosso, non ci faccio una minchia. Va bene. Comunque, grazie. Come al solito, quali sono i power-up che mi piacciono? Sono i power-up che non mi danno aumenti di vita, ma mi potenziano a me. Perché gli aumenti di vita, oltre che per i patti con Satana, mi ci pulisco il culo. Questa è proprio così tra amici. No, 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 generatore di ragni che devi morire tipo subito. Tipo perché non sei ancora morto. E muori, perfetto. Cuore eterno. Sì, boh, cuore eterno. Ciao, ciao, ciao. Sono le 10:30 di sera e mi metto a registrare Isaac per fare una no damage run. Yeah. Sì. Noto anch'io la deficienza della cosa. E mi sare sarebbe. Sarei molto grato se mi arrivassero delle bombe. Perché vedo due rocce tinte, nelle rocce tinte ci possono essere. Cioè, c'è una cosa che mi frega nelle rocce tinte, c'è la piccola roccia che quella mi può fregare, perché sapete, è un aumento di danno anche abbastanza buono. O forzieri dorati, questi mi piacciono. Un aumento di vita mi fa un po' schifo, ma forzieri dorati in generale, in sé. Non, diciamo che non sono contrario ai forzieri dorati. Quando ho le chiavi per aprirli, assolutamente no, anzi, fa un piacere. Mi servirebbe un'altra bomba, non mi darebbe fastidio, mentre aprirò il negozio, anche se ho solo 3 chiavi. Tanto anche perché stanze dei. Lo so che non è morto. Stanze dei power-up non ce ne sono, quindi le chiavi servono giusto per i forzieri dorati. Cuore, grazie. Giusto per questo, per i negozi e i forzieri dorati. Ovviamente la candela cazzo. Sì. Sì, la candela. Va bene. Sì, la candela. Ragazzi, la candela. La candela ci può dare una mano. Ma una grande mano la candela. È un gran bell'oggetto la candela. Fa una quantità di danni abbastanza. Cioè,
buona ed è usabile a ripetizione. Perché ho molti soldi qua? Non ci ho pensato adesso. E soprattutto blocca i proiettili nemici. Se usata bene, la candela può farmi vincere. Ma ovviamente, non essendo abituato a usarla, non la userò bene. Mazza quanti danni. Me ne ricordavo meno. Porca troia. Ho sbricio. Pentagramma. 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 Quanto è. Breath of Doom. Ok. Pentagramma, pentagramma. Ottimo oggetto il pentagramma. Tanto io volo, me ne frego delle tue strisce di sangue. Detta proprio così, tra amigoni. Tra amigoni, Adesso mi preoccupa il fatto che quando muore sta merda, esatto, fa questo. Però comunque ho tenuto il patto con Satana e sono una persona felice. Due di spade. Una pillola che non so cos'è. È una boss of steel, un'ottima pillola. Il due di spade. Le spade sono le bombe. Adesso direi di essere abbastanza sicuro che le spade siano le bombe. No! Porco! Ho chiuso il patto con Satana. Madonna! Calma. Ho trovato il pentagramma. Ho trovato la candela. Sono messo abbastanza bene. Non devo alterarmi. No, e ovviamente erano le chiavi, non erano le bombe, mi sono sbagliato. Porca miseria. Sono un po' arrabbiato, ma un pochino. Magari non c'era nulla. Magari c'era il brimstone. Che ne so io. Magari c'era il brimstone, magari c'era il patto, magari c'era il marchio. Ovviamente non ti riaprirai mai. 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 Ma proprio mai. Ma porca ciocco. Sì, grazie, mi dai un cuore eterno, non me ne faccio quasi nulla. Me ne facevo se aprivo il patto con Satana e spendevo dei cuori rossi, ma ora come ora me ne faccio proprio poco. Mamma mia, quanto mi girano le palle. Stavo andando tutto già così bene, sono uscito dal piano forte, col pentagramma. Sono uscito dal piano forte, oh mio Dio. Col pentagramma, con cos'altro, scusate. Col pentagramma. Sì, col pentagramma, è la candela, sì, giusto, la candela. Ero così una persona felice fino a pochi secondi fa. Fino a quando ho deciso di uscire. Me ne sono reso conto subito, Altre chiavi. No, queste sono bombe. Ma scusate, non erano clubs anche quelle di prima? Io avevo visto picche. Ah, allora mi ricordavo. Picche sono le chiavi. Le bombe, i fiori sono le chiavi. Ho visto male anche il seme delle carte. Fate voi. Fate voi. Che cosa sei? Il folle. Non me ne faccio nulla del folle. Cioè sì, posso entrare gratis in una stanza con le punte, in una stanza maledetta. Perché tanto non subisco danni solo all'uscita, se entro e uso il folle, sto a posto. Un beggar, peccato che abbia solo un centesimo. Un'arena, che la faccio volentieri, anche se dentro è una schifezza. Olle. Olle, dolle, dolle. Ok, quella lacrima non mi ha colpito perché avevo la candela che mi proteggeva. Cioè, mi proteggeva, la fiamma mi protette. Olle. E bruciate tutti. E... no, dai. E ribruciate. Come... Madonna, che sono a mira. Devo abituarmi a sparare con la candela. Spero che mi servirà molto. Tu muori. Ok. Voi, stando fermi ed essendo contro un muro, siete, diciamo, i bersagli ideali per la candela. Su. Ok, aspetta, bastava un colpo solo. Ok, morti. Zero soldi, il beggar. Allora, te. Perfetto. Proprio l'utilizzo giusto che volevo fare per la candela. Te mori, te mori. Te stai a morire, te sei morto, ok. Te chi sei? Hollow! Davvero? Non si è rotto neanche un pezzo? Ma va? Ah, ok, usare la candela mi rallenta un attimino la velocità. E impatta contro le rocce. Ok, già, questo non lo so. Questo non me lo ricordavo. Adesso che l'ho visto, mi ricordo che lo faceva. Ma lì per lì non me lo ricordavo. Ok, sei morto, non ho ancora subito danni. Questo vuol dire fatto con Satana. Patto con Satana, bene. Terba di vita. Patto buono, vorrei. Mi fanno estremamente cagare tutti e due gli oggetti. Bene, bene, bene. Però questo lo prendo lo stesso.
perché almeno sono proiettili che trapassano le rocce. Il volo non me ne faccio nulla, ma i proiettili che trapassano le rocce sono ben graditi. Porco Giuda, il patto con Satana che non ho preso prima, chissà cosa aveva di bello. Mi dispiace perché lui, cioè, una delle poche risorse, diciamo, a cui io ho accesso con questa sfida, non avendo i negozi, sono i patti con Satana. E avendo molta vita vorrei farne tanti. Il non farli mi fa sempre girare le palle. Anche perché, diciamo, farli non è un... non è una chance così, cioè non devo prendere danno per farli, non è facile farli. Mi va di culo, li faccio, se no sono percentuali alla fine. Devo andare di culo. Ok, ho 3 centesimi e 3 bombe. Allora, io provo una stanza segreta qua. Non so cosa ci potrei trovare di particolare. Cioè, che mi può fregare qualcosa? C'è lo spider bite, che rallenta i nemici. Non sarebbe male. Però ci trovo dei soldi che posso dare al Beggar. No, vabbè, questo no. Ok, volevo provare se la mia, se il fuoco della candela spegnesse i fuochi, perché con questo ci metto un annetto. Ok, ci pieno di cuori rossi in giro. Allora, al Beggar diamogli un po' di dindi. Bello lui. Dammi qualcosa di bello. Dammi la bussola. O la mappa o la bussola. Preferirei la bussola. L'abito da suora. Non me ne faccio una leppa, dato che la candela si ricarica da sola. E poi perché devo prendere danno per attivare le... Adesso lo tiene aperto, eh. Adesso no, adesso teniamolo aperto, vaffanculo. Ah. Giustamente, un cuore rosso in più e un cuore eterno in più, giustamente. Perché la Maggie's Fate, il trinket che ho trovato, ci dà un cuore eterno all'inizio di ogni piano, che si trasforma in un cuore rosso all'inizio di quello dopo, e dandoci un altro cuore eterno. Quindi avendo una piccola riserva di cuore di fede, la Maggie's Fate può darvi cuori rossi a schifo. Speed up. Com'è? È buona, è la velocità che voglio io, è la mia velocità. E voi morite tutti. Ok. Allora, non ho ancora preso danno in questo piano. Se riesco a fare il boss senza prendere danno, è 100% patto con Satana. Vediamo chi è. Headless Horseman. Ok. La vedo difficile. Certo, la vedo ancora più difficile se io manco, Quello... Dai, l'ho mancato di pochissimo. Devo stare attento perché quando uso la candela non posso, non posso più muovermi molto. Peccato che sto stronzo mi darà solo il pony come oggetto, perché può dare solo quello. Io del pony non ce ne faccio una leppa perché già volo. Allora, io non ho preso danno. Almeno non mi pare di aver preso danno. Dovrei avere 100% il patto con Satana. E invece no. Boh, vabbè. Vabbè. Quando è che ho preso danno in questo piano? A me non è sembrato, poi vabbè. Probabilmente l'avrò preso, non me ne sono accorto. Ok. Ok. Cioè, non sono messo male. Non sono messo bene come l'altra volta, ma non sono messo male. Non ho la bussola, non ho la mappa. Cioè, la grande differenza con l'altra volta è che non ho né bussola né mappa. Perché come danno più o meno... No, no, l'altra volta avevo molte più tiers. Però adesso la candela mi può aiutare molto, però non è che posso... Il problema della candela è che appunto mi rallenta quando la uso, quindi devo essere immediato a prendere e tirare, perché mentre la solleva sono estremamente lento, quindi molto facile da uccidere. Giù di spade. No, scusate, prima è da... No, il 12 clubs. I clubs, che allora sono i fiori, perché le... Va bene. Sto neanche più a provarci. Ok. Tu ci muori. Generatore di ragni, tu ci muori. Pure. Non avrò mai... Cioè, arena dei boss, vorrei tanto aprirla, ma... A meno che non trovo un arcade, non ho speranze di aprirla. Però con 13 centesimi ho già più speranze per il negozio. Dai che ne trovo qui, ecco, negozio l'apro sicuro. Almeno questo va bene, magari ci trovo la bussola. Oh, c'è anche un arcade. Ah, dato che a me dei cuori rossi non me ne frega un cazzo, quell'Eternal Art lo sacrifico ben volentieri. Sempre sperando che non mi dia la Blood Bag. Cioè, magari se me la vuole dare, dammela. Datemela pure la Blood Bag, però prima vorrei andare a mezzo cuore. Se no, dammi la IV Bag e siamo a posto così.
E siamo amici proprio. Potrei usare il trucco che ci sto attaccato per donare due volte in una. Ma io voglio perdere vita. Non voglio tanto usare la macchina. Voglio perdere vita. Dai che ci siamo. C'eravamo quasi, cazzo. In giro non c'è niente. Prendiamo la blood bag e facciamo la finita. No, va bene, mi frega niente di te. Posso andare via. Vediamo il full. Posso scappare da una stanza col full. Non... Tanto prima, nel momento in cui mi rendo conto che ho preso danno, l'ho già preso. Ovviamente c'è un oggetto di merda, perché sennò non è divertente. Non ci credo molto questa volta. La scorsa volta ci credevo molto. Stavolta proprio per nulla, praticamente. Vabbè, nel caso, dato che non voglio riprovare a uccidere mamma e tutto il resto, nel caso che muoia tipo mo, facciamo subito un'altra partita. Vai a fare in culo. Appunto. Scusate, sono rage quittato, ma non mi ricordo che era un double vis. E quando non ci sono queste cose mi girano un po' le palle. Ancora il cellar? No, ma il basement l'avete bandito dal gioco? No, perché io non lo capisco. Hanno deciso che il basement nel gioco non lo vogliono più. Perché non è possibile. Quanti run sono che non trovo il basement? Invece forse con Isaac Was Good Today è proprio obbligatorio avere il cellar? Non lo so, perché le ultime run che ho fatto con Isaac Was Good Today ho sempre trovato il cellar. O il cellar o il cellar XL. Il massimo del cambiamento è stato il cellar XL. Ah, ok, no, pensavo non si disarcionasse più sta merda. Però prendere danno nella prima stanza, no. Cioè, dammi un cubo di carne che mi serve molto a poco. Sì, può parare un proiettile, ma è una chance a caso che non succederà mai. Figurati. Penso che abbiamo parato i proiettili di Brimstone nella run dove ho trovato lo Spider Bite, perché mi colpivano decisamente e io non subivo danni. Mai che succedesse qui, mai che succedesse qui, figurati. Mai che succede quando provo a fare una no damage nei due piani. Tu muori, c'è veloce, così. Concludiamo. Il Joker! Ecco, adesso sono contento. Se poi fa schifo, sono meno contento. Ma ora sono contento. Tanto te, fammi vedere se mi dai qualcosa di bello. Bastardino? No, Proprio niente. Il libro di Belial. Ecco, questo già non è male. Se adesso uso il Joker, c'è Krampus, sono morto. C'è il marchio, se lo prendo volentieri. È un buon inizio. Me coglioni. Adesso va già meglio, dai. Non mi lamento troppo più che c'è... Scusate se avete sentito casino, ma ho spostato un attimo le cuffiette che sono attaccate al microfono. Come sapete, non ho nessun microfono professionale o cazzi vari, quindi... Le cuffie che uso, il microfono che uso sono quelle del mio cellulare, quindi fanno schifo. Ne sono con. Ok. Quindi scusate se avete sentito casino, ma ho spostato le cuffie, quindi ho spostato il microfono delle cuffie che è attaccato, quindi rumore, capisco che può avervi dato fastidio, quindi scusate. Ok. Quindi dicevo, non mi devo più lamentare. Comunque il cellar di nuovo, per dire. Dicevo, non mi volevo più lamentare che c'era il cellar, ma a quanto pare ormai devo farlo. Io vengo da te. Pin, libro di Belial, che da quanto ne so dovrebbe aumentare la chance che si apra il patto con Satana, da quanto ne so. Oltre al fatto che non sto perdendo danno, oltre a tutti quei fatti, E ovviamente non si apre. Era proprio, non ho preso danno, forse ho preso danno nel piano, non mi è parso, comunque contro il boss non ho preso danno, sotto il libro di Belial, e non si è aperto il patto. E vai. Almeno l'oggetto è decente, almeno il Warcoat Hanger, questa non la rompere, mi raccomando. Almeno il Warcoat Hanger è un buon oggetto, è un buon aumento di lacrime, se non altro. Allora, cosa voglio aprire?
presumendo che io abbia, se, che non trovi altre chiavi. Cosa voglio aprire? Uno scrigno o un negozio? Bella domanda. Veramente. Super Brat. Super Brat. Vabbè, in questa arena Super Brat, potendo volare, non è il più grande dei miei problemi, eh. Il più grande dei miei problemi può essere che ha un bordello di vita. E che le Trollbomb ricerca non possono essere respinte con i proiettili. Questa cosa non me la ricordavo. Però posso fargli danno così. Colpo di genio. Ok, allora, io metto una bomba qui, tanto ne ho 1000 adesso. No, la metto qui. Ok. Perle di mamma, trovo più cuore di fede. Non me ne fa, mi ci pulisco. Comunque, tolti questi altri di volgarità, tu puoi essere qui. No, ovviamente. Quindi sarai qui. C'è anche una libreria da aprire, volevo. Tu esplodi. Un Eternal Art e una bomba. Va bene. Faccio il negozio perché ci può essere la bussola che mi può essere utile. Nel forziere potrebbe non esserci un cazzo. C'è la cartina che comunque è già qualcosa. Mi evita di lievitare. Ovviamente qui da Course of Darkness, perché ho appena trovato la cartina, non sia mai che... Adesso, nel senso, mi frega poco, eh. Però le caverne non sono le catacombe. Catacombe potrebbe essere qui. Boh, vabbè, non credo sia a livello alternativo, perché penso siano le caves. Range down, perché ci piace. Ero già troppo forte. Vabbè, nerfiamolo un pochino, range down. Adesso sono conscio di aver preso del danno, quindi se non esce il patto con Satana, non mi posso incazzare troppo, perché se non prendo danno un po' mi girano le palle. Questo non potete dirmi che non dovrei, eh. Ok, ah vabbè, ovviamente adesso vado ed entro in quella bella distanza del sacrificio, maledetta. Chiamo penso in un modo diverso ogni volta. Te ti alzi, grazie. Ho una chiave. Perché tanto... c'è la stanza segreta. E c'è la pala. We need to go deeper. Allora, questo vorrebbe dire che io potrei evitarmi il primo piano della coppia di mamma, diciamo. E proviamoci. Vabbè. So che lasciare libero di Belial è una cosa che mi uccide. Però la pala potrebbe aiutare. Potrei skippare il piano. Non posso, e mi sembra questo di saperlo per certo, skippare il piano di mamma. Il secondo boss lo devo uccidere. Però scusate. No, mi sta venendo un dubbio. Io devo uccidere, mi sa, due boss. Perché si sblocchi l'achievement. Non lo so, su questa cosa mi devo informare, quindi riprendo Belial. Perché se non funziona, io batto mamma senza prendere danno, mi incazzo come una iena. Vabbè. Mi cercherò di... Se non damageranno, dovrebbero essere cose un po' studiate. Cioè, nel senso che io mi metto lì, vado sulla wiki, guardo cosa conta come prendere danno, cioè anche se i danni inflitti valgono come danno, i danni auto-inflitti, volevo dire, valgono come danno. Tutte queste cosine qua. Una volta che le so, allora posso farla meglio. Cioè, la pala, posso evitare mamma? No, mamma non credo. Posso evitare il primo boss? Non lo so. Non so, sai sta cosa. Non posso neanche fare una prova con Rebirth, perché alla fine può essere che l'hanno cambiata. Che cacchio ne so. Fistulino. Caro Fistula. Caro Fistula. Tu esplodi. Sarebbe bellissimo. Bravo. Mi piace quando ubbidiscono le mosche boom, esplodono subito senza dare problemi. Rimbalza placidamente, esplodo. Oh, che gioia questa pistola. Allora, un bel patto con Satana adesso e non mi senti lamentare. Vai a fare in culo doppiamente per il power up di merda. Cioè, proprio grazie. Potessi morire, cioè proprio cose così. Fa culo. Adesso non basta neanche più fare i boss senza prendere danno. Cosa devo fare? Devo veramente evocare Satana nella vita reale e dirgli: guarda, mi dai i patti nel primo Isaac.
perché mi girano un po' le palle. Grazie. Adesso questo danno è stato un danno proprio di rabbia, perché mi sta un po' girando. Perché non sono messo male, ma potrei essere messo estremamente meglio se le cose girassero come dovrebbero girare. E lo so che adesso non siete abituati probabilmente a sentirmi così da... Cioè, probabilmente sì, da quando sto cercando di fare Dark Boy. Prima eravate abituati che io sono sempre stata una persona abbastanza calma, abbastanza... No, io non sono una persona calma, sono una persona abbastanza che si arrabbia facilmente. E in questi video di Dark Boy si nota. Qui c'è il boss. Sì, con cazzo e con pensiero. Qui dentro. Tower of Babylon. Che se mi potessi togliere tutti i bei cuori rossi prima di finire le catacombe, tipo con dei patti, sarebbe una cosa fighissima, eh. Tipo con dei patti. Okay. Potrei anche togliermeli volontariamente, e sicuramente lo farò prima di andare giù. Però se potessi farlo con dei patti, sapete, sarei più contento. Ah merda, eh. Saltava, stava lì. Farsi bello. Oh cazzo, che stanza. Ah, vabbè, se loro rimangono lì fermi è facile, si va in sequenza, sono messi apposta per essere uccisi in sequenza. Bellissimo. Esploriamo. Te ci muori, te anche, te stronzo. Ok. Ok. Bombe. Facciamo che la prossima volta provo a usare Giuda. Vai, così. Se non ce la faccio e non ce la faccio questa volta, uso Giuda. Così a caso. Non potrò quasi sicuramente fare parte con Satana di nessun tipo. Però dalla mia che ho un danno stratosferico dalla prima parte, dall'inizio. Sicuramente ci arriverò con un buon danno. Però mica dovrei anche volare. No ragazzi, Isaac of Skill Today è... penso la scelta migliore. Perché il volare qui non mi ha fatto prendere danni il volare. Praticamente, solo quello. Cazzo. Queste stanze io le odio. Perché sembrano apparentemente facili. Perché tu dici, ah vabbè, basta starci su asse XY. Sì, però devi essere in conti... Cazzo, non volevo prendere quella vita. Hollow, doppio hollow. Doppio hollow. Che cosa fa questa versione di hollow? Non ho idea. Non ricorda a memoria cosa fanno le versioni campioni dei boss. Anzi, penso di non ricordarmene neanche una. Forse giusto l'hollow giallo mi ricordo. Oh mio Dio, questo hollow. Ok, questa è la versione campione di Hollow un po' stronza. Ah, dai anche le mosche rosse. Bene. Perché finché... fanculo. Perché finché sono le mosche nere, dice, vabbè. Mosche nere, le schivo. Mosche rosse, anche quando muoiono, sono stronze, perché possono spararmi. Sì, che alla fine che era pieno di rocce, quindi... Vabbè. Te c'è mori. Vabbè, tanto era abbastanza ovvio che... di te non me ne faccio nulla. Io voglio prendere del danno per attivare l'Hour of Babylon 1. 2, voglio prendere del danno perché voglio entrare nell'arena dei boss. Quindi facciamo che io, mentre cerco la seconda stanza segreta, mi farò colpire dalle esplosioni. Quindi mettiamo una bomba qui e prendiamocela. Un cuore intero, me coglioni. Non mi ricordavo di essere un cuore intero. Forse nel Rebirth toglie solo mezzo cuore, una bomba. No, no, una bomba nel Rebirth toglie un cuore lo stesso. Boom, ok. Vediamo se c'è l'arena dei boss. La palla 8 magica. Boh, prendiamola, tanto dovrei affrontare dei boss. Il Joker. Via. Peccato che faccia cagare. Oh, io li prendo tutti e due, tanto. Che me frega aver più vita o meno vita. Il problema è che adesso io, per entrare in Perma Hour of Babylon, dovrei prendere mezzo danno. E prendere mezzo danno non è facile. Potrei prenderne un intero. Cioè, le bombe mi tolgono un danno intero. Vabbè, io provo a aprire il negozio, magari c'è Grid. C'è una stanza... No, intanto non posso comprare un cazzo. So come togliermi mezzo danno, vado nella stanza maledetta. Scusate, mi devo muovere? Ok. Nella stanza maledetta prendo solo mezzo danno quando esco. What a horrible night to have a curse. Ok. A posto. Adesso il primo danno che prendo mi uccide. Sono proprio... Sono un po' estremo, eh. Nel senso che...
sto cazzo che prendo le Steam Cell. Ok, profondità 1. Curse of Darkness. Bene, così. Il fatto che io abbia la mappa, me lo prendo nel culo. Ovviamente Fistula, perché è uno dei boss più stronzi, paradossalmente. Non è un boss difficile. Non è un boss difficile quando lo vuoi fare di fretta. E io tutti i boss, nelle Noda Mage, li voglio fare di fretta, ovviamente. Cazzo, questo intendevo quando lo si vuole fare di fretta. Perché se vuoi fare di fretta, tu cominci a sparare a raffica, e se spari a raffica contro Fistula, lui si divide in mille pezzi. Questo è culo. Qua mi ha salvato un cubo di carne, credo. E se lui si divide in mille pezzi... Ok, stanza più brutta di questa penso che non possa esistere. Non so perché. È una mia opinione, però... È una stanza bruttissima. E qui sono sopravvissuto non so come. Questa invece mi piace molto come stanza. Anzi, ci butto anche una bomba qui. Grazie. E non ci penso neanche a prendere quel cuore. Ok, va. Non me ne frega un cazzo. No. Danno è preso. Boh, facciamo un episodio più lungo. Proviamo Giuda. Così, a sfregio, proviamo Giuda proprio. Il Cellar. Sì, no, io credo che non sia plausibile non trovare qualcosa oltre il Cellar adesso. Così. Non che mi freghi particolarmente, perché alla fine non posso prendere dei danni io qua, non è niente di che. Però è giusto perché, cazzo, un po' di basement, diavolo. Il coltello sacrificale. È un buon power up. Mi può aiutare. Non moltissimo, mi può aiutare. Ok. Scusate un attimino. Arrivo subito. Non vi metto pausa perché tanto è questione di ancora 2 secondi. Ok. Tanto mi comincio a muovere perché una mano libera ce l'ho. Olè, a posto. Mi sono tolto tutt'ora la caviglia. E così almeno non c'ho qualcosa che mi costringe e mi distrae. Allora, andiamo verso il basso. Uccidiamo questo qui. Quanto odio il Cellar. Il basement è così carino, così simpatico. Ok. Stanza di merda comunque abbiamo trovato. Sono stato un idiota io perché volando mi potevo buttare sulle pietre in alto invece di rasentare il fuoco e ragionare più con calma. Dopo le super bombe, cioè. 2 dwarf clubs, 2 bombe. Quindi c'erano i presupposti per fare qualcosa di più intelligente di quello che ho fatto io. Però è anche lento Giuda, cioè mi sembra lento. Muori? Grazie. No, non è lento. Cioè, ha la sua velocità, la velocità normale, la velocità di Isaac, per intenderci. Io pensavo di stare registrando da tipo ore. Invece mi rendo conto che è passata mezz'oretta da quando ho iniziato a registrare. Quindi sì, posso anche mettervi tutti e tre questi fallimenti. Fallimenti tra l'altro perché, cioè, tra l'altro i due con... i primi due sono stati fallimenti epocali, perché cazzo ero messo abbastanza bene. Invece nel secondo, perché avevo una bella quantità di tears, facevo il solito buon danno. Il Jesus Juice è un buon power up, perché penso che aumenti anche il danno. Cioè nel Rebirth aumenta il danno sicuro. Io non lo so. Sì, qua sì. Sì. Non avevo questo danno. Soprattutto non sparavo lacrime di sangue. Non ho trovato nulla. Jesus Juice anche qua aumenta il danno, una trascrizione sbagliata come la carne. Boom. Quindi va bene. Vorrei poter volare, cioè vorrei un aumento di vita paradossalmente adesso, perché fare patti con Satana mi interessa e può succedere ogni tanto di fare un patto con Satana. E quindi mi servirebbe magari un aumento di vita. Così. Perché per volare power up che non siano patti con Satana o con l'angelo ce ne sono molto pochi. Ma molto pochi. Tipo che mi venga in mente la trascendenza. E basta. Cioè, vabbè, ci sono quelli su barra spettatrice, c'è il cavallo, c'è... No, vabbè, c'è l'Headless Pony e basta, perché il conquista non lo puoi trovare qua. Quindi è un problema. Cioè, io vorrei poter volare. Ci sono carte che ti fanno volare. Cioè, no, vedi, c'è Fate. Ecco, però Fate penso che sia rarissimo da trovare. Quello che abbiamo trovato l'altra volta. Ti fa volare da un cuore di fede. È un cuore eterno. È rarissimo da trovare. Si trova solo nel.
nelle casse dorate, credo. La vedova. Ecco, cioè, diciamo che qua c'è una buona possibilità probabilmente di aprire il patto con Satana, ma che non potrò fare, cazzo! Ok, non sono lento, però... Ma è raggiunto, cioè è riuscito a correre, diciamo, più veloce di me. Patto con l'angelo, ottimo! Ti prego, Sacred Heart, ti prego. Ma vai a fare la reliquia, non me ne faccio un cazzo della reliquia. Vabbè, due cuori rossi, va bene. Ah, me l'hai sparata. Gli ha fatto superare dallo slancio che ci ha dato. Gli hanno fatto superare il buco. Io lo sento lento. Cioè, sarà che sto giocando probabilmente solo con Isaac Was Good Today, quindi ormai sono abituato a quella velocità probabilmente. Quindi forse per quello che lo sento lento, Giuda. Non lo è, però a me sembra. Com'è il range? Ci arrivo? Ci arrivo. Dove arrivo? Fino un po' più in là. Non è male. Vorrei una chiave, se no, se non apro le stanze del power up, è inutile fare le run che non siano Isaac Was Good Today. Perché se non le apro non serve a nulla. Finora ci ho trovato Sacrificial Dagger e cosa, scusate? Ah, il Bobby Bomb, che sinceramente non è che ci faccio molto. Facciamo subito il boss, tanto già che ci siamo. Chi è? Hollow! L'hollow nero, bene. Okay. Mi piace fare l'hollow quello che lascia le mosche. Cioè, quindi probabilmente lascia molto. Cioè, c'è una chance maggiore che lasci le mosche nere. Perché mosche rosse ne ho vista tipo una e basta. C'ho l'altissima possibilità di poter morire contro questo boss, perché la merda continua a bloccarmi in un angolo e a colpirmi. Ok, adesso posso muovermi un pochino di più. Non so quanto la cosa possa aiutare, ma posso muovermi di più. Non aiuta per niente, perché adesso io sono morto. Un'esplosione a catena ci vorrebbe. Vorrebbe tanto un'esplosione a catena. Ma tanto, tipo così. Ok, questo andava bene. Dai, ok. Piano. Prendiamo la vita, così non muoio al prossimo colpo. E posso giocarmela più tranquillamente. Trovo un patto con Satana, un aumento di vita. Dai che c'è qualcosa di buono. Dai che c'è il volo. C'è il volo, sì. C'è il volo e c'è un aumento di danno. Scusate, se io faccio così e faccio così. Esatto. Lo posso fare. Non ho più cuori rossi, ma lo posso fare. Spirit of the Night e il patto. Adesso... in teoria sono... È una cosa curiosa, perché sono in debito di un cuore rosso. Tecnicamente credo che se trovo un aumento di vita non mi darà un cuore rosso, perché sono in debito di uno con Satana, e quindi se lo prende direttamente lui. Sono sopravvissuto solo perché ho dei cuori di ferro. Semplicemente per questo. Cazzo, questo danno è stato stupido. Sono preoccupato perché diciamo che ho ancora un piano dove, diciamo, potrei prendere danno, ma adesso non posso perché se prendo danno sono morto. E qui ci può essere roba. Gatto morto. Ma io lo prendo tanto. Che me ne frega. E invece me l'ha dato un cuore. E vedete che me l'ha dato un cuore. Vedete che Satana è un bravo guaglione, Satana. E mi ha dato anche una chiave, mi hai dato. Grazie. Ce n'ho una sola e vorrei poter aprire tutte e due. Problema. Come no, apriamo il power up. Certo c'è roba migliore. Non in questo caso, ma di solito c'è roba migliore. No, chiavi nelle poop non ci possono essere. Va bene. C'è quel cuore rosso, ma è mio, perché il coso pulsante che c'è come mezzo cuore mi dà fastidio bestiale. Grazie. Mi ha fatto meglio. Ma sono lentissimo io, ragazzi. Mamma mia. Mi servono degli speed up. Adesso mi servono solo degli speed up. Per il resto sto bene. Dio santo. La blood bag sarebbe un'ottima cosa da prendere, perché è uno speed up, oltre nel tap, ovviamente. Qua ci stiamo mettendo la vita. Se io metto una bomba qui, boom, ecco. Le due poop lasi sono rotte. Adesso questa qua, che è piena di soldi, la facciamo con calma, ci mettiamo una po' qui. Mi avvicino, la colpisce la Sacrificial Dagger? No.
Tra l'altro è anche dura da rompere quando hai le lacrime normali, cioè resiste molto più di una pup normale. Dai, che ci siamo quasi. Ok, bene. Centesimi a buttare. Una stanza brutta tecnicamente, ma che a parte che volando aiuta. Perché queste pup qui le ho schivate tranquillamente. Una stanza brutta fatta molto agilmente. Buonissimo. Arena dei boss, che io posso fare senza problemi. Yes. Aumento di danno. Lo prendo più che altro per l'aumento di danno. Non è male, eh. Posso dire. Usando il libro di Belial. Mazza. Mostra un torello, eh. Mostro ne ha di vita. Vai, Larry Junior, vediamo come vanno. Vanno giù. Vanno giù molto velocemente anche. Cuore eterno. Sì, boia, oh, ce l'ho questi cuori eterni. Cuore di fede. C'è solo un power up di Gappi, vero? Sì, ok, dovrei trovarne altri due e diciamo che è poco probabile che li trovi. Però, diventare Gappi, a parte il fatto che volerei, che non mi frega niente, il flusso costante di mosche aiuta molto. Ma proprio molto. Tutte stanze così? Ok. Io mi metto qua in un angolo. Torraggio ce l'ho. E sparo. Tanto voi morite. Mi servirebbero delle chiavi. Se non do troppo fastidio, eh. Dai, dai, dai. Ok. Non sei riuscito a scastonare. Qui niente. Perché nella mappa devo ancora rivelare sia il negozio che la stanza del power up, la stanza del tesoro, una cosa così. Ho una chiave, bene. Trovarne un'altra sarebbe bellissimo. Anche perché stavolta mi sa che apro un negozio. Perché sono stupido, nel negozio posso trovare cose che mi aiutano per la run. Cioè la compass e la mappa del tesoro. Boss, negozio, power up, tutti a fianco. Mi tolgo da qui perché sennò la premio in automatico il power up. E invece trovo Super Green. Ah, posso dirla, eh? Ho usato una chiave per poter combattere contro Super Green. Non ne sono entusiasta. Posso dirla, eh? Sì, comunque il danno è buono. Perché se miro Super Green gli tolgo una caterva di vita. Altri 25 centesimi che mi aiuteranno sicuramente nell'arcade a uscirne un po' più forte, si spera. Anche Scatol potrebbe essere un. Potrebbe essere gratis. Potrebbe piacermi come cosa. Pestilence, quindi cubo di carne. Quindi aumento le chance di non prendere danno se vengo colpito. Perché ho già la statistica al dagger, che è un ottimo power up. Cubo di carne mi aiuterebbe ancora di più. Sì, col libro di Belial, cioè, quando il libro di Belial è attivo faccio un gran bel quantitativo di danni. Allora, in ordine, lì c'è un cuore intero, perché l'aumento di vita me ne frega ancora poco, ma l'aumento di velocità mi interessa molto. Quindi qua c'è un cuore e mezzo in giro già, quindi questi posso già buttarli. Devo muovere un attimo perché, ah, ok, so, ero un po' incassato, ok. Vi avviso quando mi muovo perché probabilmente faccio rumore. Ok, giusto, posso sfruttare la cosa che si dona più di una volta se ci si è attaccato. Ovviamente non ha funzionato per me. Allora, buttiamoci un po' di soldini, che mi dai una chiave, sarebbe bellissimo. Ovviamente me la dai, perché la merda. Scatol, non mi farebbe schifo, ma non me lo dai ovviamente. Te potresti essere uno speed up. Te invece sei una Teopis. Mi porta al negozio. Potevi portarmi alla stanza di power up, magari, no? No. Ah, beh, tanto mi rifillo la vita. Faccio un cuore intero. Là ce n'è mezzo. Sì, va bene. Paradossalmente, avendo 9 vite, io potrei donare praticamente finché non finisco le vite, perché io voglio ottenere quell'aumento di velocità, cioè mi è abbastanza fondamentale ottenerlo.
quanti cuori ci sono? Sono venuto qua apposta. Ce n'è uno intero. Qui c'è qualcosa? No, ok. Cioè, non vorrei consumare delle vite, ma tanto non mi frega, perché dal prossimo piano non devo subire danni, quindi, sapete, quante sega. Butta qui, butta qui. Perché la cosa non funziona? Cioè, stanno ci attaccati due volte. A volte probabilmente funziona meglio se... come si dice? Se non si vola, perché volando sguisci un po', forse. Oh, niente chiavi? È la seconda volta che mi fa vedere. Anche là, perché c'è la chiave. Mescoli. Due chiavi. Oh, tante power up. Arrivo. Cuori rossi. Grazie, te. Te sei nostro. Tanto dono. Prendi questa bella di monetina. Non mi frega di donare i cuori di fede, io non devo prendere danno, quindi... Sapete? Non frega niente di donare i miei cuori di fede. Voglio l'aumento di velocità. Tutto qui. Sono qui per questo. Ok. Ok, adesso magari smetto, perché là c'è un cuore, potrei andarlo a riprendere, quindi ne danno un altro. Potrei tagliarlo l'arcade, come faccio sempre in effetti, eh. Potrei farlo. Se, sì, sì, sì. Diciamo che fino a 60 centesimi sto con voi. Poi lo tagliamo e lo riprendiamo dopo. Oh, mezzo cuore, grazie. Centesimi. Ovviamente aumentando i centesimi aumentiamo il tempo insieme per chiacchierare. Come vi sta andando la vita? Tutto bene. Ok, ultimo giro insieme. Ok, quindi ragazzi, taglio e ci vediamo tra un attimo. Ok ragazzi, eccomi qui. Allora, niente chiavi, scatolle. Andiamo a vedere qual è... no, tanto proviamo la mia teoria. Tanto fotte sega avere due cuori e un cuore solo. Muori. Ok, però non continuo a tirare. Quindi posso fare una donazione per vita, praticamente. E questo mi uccide. Non me ne frega nulla se questo mi uccide. Anzi, aumentiamo le morti di Isaac. Così... possiamo arrivare a 100 e sbloccare quelle diavolo di Pinkie Shears, che poi oltre a sbloccare devo anche trovarle, perché sennò la collection non è comunque completa. Non me ne frega niente se stai morendo. Altri due centesimi e ci muore adesso. È un peccato comunque, che potrebbero farlo però, che tiri comunque e fa roba, eh. Oh vabbè, tutto sto casino alla fine per Leave It Back. Vabbè. Comunque, abbiamo quel mezzo cuore pulsante che mi dà fastidio. Noi abbiamo ottenuto l'aumento di velocità, che diciamo che mi darà fastidio. Mi darà molto fastidio, però vabbè. Non ci posso fare niente. Qualcosa di buono? Qualcosa che... Oddio, meno male che avevo il gatto, se no avrei potuto urlare. E, niente, l'acqua santa, devo prendere danno per usarla, quindi niente di buono. Ok, profondità. Quindi non devo più prendere danno, come al solito. Se è solita regola, queste stanze qui sono quelle che mi piacciono. Allora, queste qui sono quelle che odio da morire, ma proprio con tutta la fibra, l'essenza del mio corpo. Ok, uno è morto, l'altro lo sta per raggiungere. Sì, ottimo. Smettete di saltare, di grazia. Ne sono morti tre. Se segui l'esempio dei tuoi amici, bravissimo. Senza volare, capite benissimo che questa stanza sarebbe stato l'inferno fatta stanza. Super Gluttony non mi dispiace, ma... sono lento. Ho paura di rimanere nel raggio della pancia. Ah, non posso scappare? Ok, questa non la sapevo. Non si può scappare probabilmente dai peccati capitali. Beh, è anche una buona metafora, devo ammetterlo. Però non me ne frega un cazzo delle metafore, devi solo morire. Meno male che non ha fatto l'attacco che bloppa da tutte le parti. Schifezze. Ho raccolto le cose così a caso, però non mi servono. Andiamo avanti. Anche perché... ah, giusto, scatol, quindi di questo mi frega un cazzo. Anche perché questa volta proverò comunque
Ok, non contano i danni autoinflitti, quindi se provo il tappo non me ne frega niente. E proverò comunque, nel caso non riesca ad arrivare a fare Dark Boy, proverò comunque ad arrivare da cosa, da... come cacchio si chiama? Da Isaac, in modo da trovare comunque 4 oggetti. Dipende come muoio. L'Hell of Flies. Questo mi aiuta a proteggermi. Dipende come muoio. Perché potrei ragequittare paurosamente. Ok, altre stanze che mi piacciono. Ho 99 centesimi e volendo potrei entrare nel negozio, ma è una cosa che penso che non farò mai. Perché se c'è grid, non me lo... se c'è grid e subisco dei danni, non me lo perdonerei mai nella vita. Quindi il negozio sta bene lì dov'è. È un peccato, perché non potevo. Ok, io ho una paura fottuta di muovermi, ok? Quelli si buggano sempre i cervelli in quelle zone, eh? Che cosa sei? Non lo so. Speed up, lock up, va bene lo stesso. Ok, le stanze stanno andando sorprendentemente bene, per ora. Sorprendentemente bene. Ok, queste stanze... Ah no, ok, quelli... Perché quelli sono comunque rossi? Che non contano come scatolla. No, però non hanno rilasciato quelli piccoli quando sono morti. Boh, strano. Ok, ok. Allora, dai. Chi è? Brutta stanza. Simile a quella di prima, però con nemici un po' più strozzi. Perché questi, sapete benissimo che, esatto, quando muoiono fanno quello. E io avendo quella cazzo di mosca blu, possono morire senza che io me ne accorga. Perché gli uccide la mosca blu. E uccidendo le mosche blu io non posso togliere dalle palle per l'esplosione, perché non so che stanno esplodendo. Semplice. Comunque finora sta andando bene. Io non avevo più vita un attimo fa. Non mi sembra di aver preso del danno. Cioè non l'ho visto del danno. Vabbè. Se ho preso del danno lo vedremo, perché non sbloccherò la achievement e urlerò come una iena. Andiamo. Mostro 2. Ok. Solita cosa, se il mostro 2 lo incastro nel loop, è facile. Incastrati, merda. Perché non ti incastri? Ti incastri quando sei contro il muro, non va bene. Cazzo. Ok. Ho rischiato grossissimo. Ok, questo l'hanno parato i miei amici, sicuro. Tutto bene, mi sono censurato a pelo, ma mi sono censurato. Adesso arriva l'aumento di velocità. Grazie. Va bene, ok. Proviamo ad arrivare da Isaac. Quantomeno tutte le volte che morirò saranno aggiunte alle morti, in modo che possa arrivare a 100 e sbloccare quelle cazzo di Pinkin Shears. Subisci danni, non me ne frega una leppa. Subisci danni adesso. Non dovevi subirli prima. E ne subisco pochi, perché me ne sono arrivati molti addosso adesso. Ne ho subiti pochi. Perché ho sti cazzo di 3 oggetti protettivi, che è il meglio che si può avere. E io ho preso danno perché ho provato ad aggirare il mostro quando non era necessario, con una cazzo di mosca che l'hanno ucciso. Tutta colpa mia. Mi rendo benissimo conto. In questo momento sono troppo incazzato per capire che colpa mia. No, lo capisco, ma mi incazzo lo stesso. Non è quello il problema, è grave, eh. Capiamoci. Queste stanze qui sono anche facili. Perché mostro 2? Cioè che non è neanche un problema mostro 2. L'ho battuto l'altra volta, senza prendere danno, è una cazzata. Solo che non si incastrava nel loop. Sono stato davanti mezz'ora, li saltellava. Dopo, niente, è continuato a teletrasportarsi, avete visto, no? Puttana miseria. Sì, ok, questa stanza qua fa schifo. È bruttissima sta qua. Fino adesso erano belle. Ho preso danno perché mi sono lanciato contro. Non è tenere. Ok, vabbè, non sapeva da fare sta run qui, perché con questi piani, con queste stanze, diciamo che non era augurabile, non ho da me.
Almeno farò una mom kills. Cioè, aumenterò le mie morti tipo di una decina, questo. Ne sono molto felice, avrei potuto farlo anche prima se non avessi rage quittato di cattiveria. Cosa che non sto facendo adesso, non so perché, anche perché il video verrà lunghissimo. Voi pensate, non ce l'ha fatta! No, non ce l'ho fatta. Però vabbè. Sto solo sperando di trovare tipo di power up. Certo, non avendo il dado le chance sono tipo quasi zero, però. Anche perché col dado, ritirando l'intirabile, non li trovo lo stesso. Sembrano essere le cose più rare del gioco. Ho trovato l'Epic Fetus. Ricordate? E che cazzo di stanze, però. Proviamo a farla come se non volessi prendere danno. Ecco, ho trovato la piccola roccia. Perfetto. Come se volessi prendere danno. Ho trovato la piccola roccia. Boom! Danno nel naso proprio. Usa la torre, non me ne frega un cazzo. Fa schifo come carta. Ho anche 99 centesimi, così. A buttarne. Trovassi Monico's Power, riderei tantissimo. Siamo da mamma, vero? Sì, mamma. Mamma rossa! Era anche la mia mamma preferita ad affrontare una roba damage. E non è ironico. Perché avendo questa protezione di proiettili, i danni che gli può fare sono quelli. Cioè, se mi colpisce il piede sono un idiota. Se mi colpiscono i proiettili dell'occhio, ci posso fare poco. E con questa armatura che ho intorno, diciamo che i proiettili dell'occhio non è facile che mi colpiscano. Caso, se continuo a spostarmi, colpirò un po' meno il piede perché sarò in posizioni diverse. Però è anche facile che l'occhio non mi prenda. E non ho preso danni contro mamma. Ci vuole molto non prendere danni contro mamma. Azione, Polaroid, e andiamo giù. Shut to the heart, and you just know. Vabbè. Sì, io lo so, ho preso danno. Ma perché mi ci sto lanciando un po' contro? Diciamo che. Quando faccio qualcosa che per me non ha molto senso, tipo continuare queste run, diciamo che le gioco un po' a caso. Cioè sì, non è che non ha senso del tutto perché comunque potrei completare la collection, ma la chance di farlo è così irrisoria, non mi viene un termine diverso, che è come dire, cioè, perché lo fai? Perché lo fai? Perché mentre potrei registrare dell'altro. Non certo riprovare una damage ad Isaac, eh. Questo sicuro che non ne provo un'altra fino a domani almeno. Fottuto me che mi sono messo in testa di fare sta cosa. Però comunque si può pensare che nel lume, nella chest, ogni scrigno che si trova può contenere power up. Quindi le chance non sono bassissime. Cioè, no, sono bassissime. Non sono semi. Sono un cretino, sono entrato senza avere il libro carico. Ormai sto andando a caso. Non sono infinitesimali, ma sono solo bassissime le chance. Mettela così. Bella faccina, scuola. Questo danno qui è stato offerto gentilmente da Mazinga Zetto, perché è stato proprio volutissimo. Questo un po' meno, però. Combattere Skolex non è difficile. È solo che ne ho poca voglia. Anche perché adesso. Che ora è? Adesso è già un po' tardino. Vorrei quasi andare a dormire. Ok, prendi la roba, andiamo giù. Non esploro neanche tutto. Prega cazzi. Tanto con questo setup è quasi sicuro che Isaac non lo batto. Cioè, diamolo bene in chiaro, eh. Sono forte, ma. Non sono così tanto forte. E non ho, diciamo, quello che di solito mi faceva vincere contro Isaac, cioè la voglia di vincere contro Isaac. Non ce l'ho. Perché, appunto, come ho detto prima, lo ritengo un po' inutile. Quindi giocherò molto più aggressivo del solito, morendo. Se giochi aggressivo ad Isaac, muori. Per forza. Perché ad Isaac non si gioca troppo aggressivo. Non si gioca, cioè, almeno il mio stile di gioco non è uno stile di gioco aggressivo. Se provo a fare stile di gioco aggressivo, perdo vita proprio a buttarlo. O sono così forte che diciamo me lo posso permettere, lo stile di gioco aggressivo, o se non posso e lo faccio, subisci danni. Come storie. Che belli occhietti che hai, mamma. Ok, bombe, roba. Sapevo che sarebbe stato difficile, eh. Non lo nego, sapevo che sarebbe stato difficile.
Però dai, c'è un limite a tutto, tipo anche sta merda che mi colpisce a caso. Esempio. C'è un limite a tutto. Anche perché, nel senso, io mi arrabbio. Magari a voi vi piace anche quando io mi arrabbio, perché comunque sclero e tutto il resto e piace. Però, alla fine, poi quando finisce il momento di rabbia furente, io poi il commentario è così. Capisco che può non piacere, quindi mi dispiace anche. Muori. Di plasticina. E veramente, come cacchio ho fatto a fare il Mama's Boy e non riuscire a fare Bad Boy, ma mai nella vita? Probabilmente perché... Joker! Ah, giusto, sono all'utero 2! Ah... peccato. Peccato davvero. Però al primo potevo fare un patto con Satana. Andare da Satana, sinceramente, avrebbe reso tutto quello che sto facendo fino adesso totalmente inutile. Lo sto facendo solo con la vana speranza di non rovinare tutto e arrivare alla cesta. Vanissima speranza perché ce l'ho già per l'anima. Grazie. Tanto io me la fugo. E quindi non mi aiuterebbe molto. Cioè anche l'ultima stilla di volontà che ho nell'andare avanti l'avrei già spento. Potevi restare ancora 2 secondini, testina. Non rendiamo la cosa più lunga di quanto dovrebbe essere. Su, ok, qui c'è il boss. Qui c'è una troll bomb. E qui c'è il cuore di mamma. Isaac. Muori. E tu muori. Di giù. Bomba. Ah, giusto, Bobby Bomb. Quindi le bombe ti arrivano. Rimangono lì anche se io le sposto con le lacrime. Beh. Per uccidere il cuore di mamma è una combo perfetta avere Bobby Bomb. Perché le lacrime rimangono comunque lì. Cioè le bombe rimangono lì a prescindere che io le sposti. Stai in furia? Sì, ma io ti sto incolpendo. Sì, è un danno stratosferico. Soprattutto adesso che ho anche la roccia tinta. C'è un lancio cuore qui. Andiamo verso la luce. La musica della cattedrale mi piace sempre tantissimo. Ok, una stanza con il nemico che odio praticamente di più. Uno dei nemici che odio di più. Non è solo lui, ovviamente. C'è cioè, The Bloat che penso che sia. Non è il nemico che odio io, è il nemico. Cioè il boss finale di Isaac vero è The Bloat. Avesse più vita, sarebbe The Bloat, sicuramente. Vero boss finale di Isaac. Poche storie. The Bloat, ragazzi, è il vero palo in culo dei giocatori di Isaac. Pochi cazzi. Questa cos'è? Bad guess. Mettiamo una bomba qui così prendo 2 piccioni con una fava, anche se non posso trovare. Tu non sei esploso? Vabbè, esplode adesso. Su. Qua ci entro, che me frega. Ci ho risolto nulla, va bene lo stesso. Beh, le 3 vite ora come ora sono abbastanza irrisori, cioè servono poco un cazzo 3 vite, perché non riesco certo a battere Isaac senza prendere nessun danno. Ce l'ho fatta forse qualche volta. Ah, giusto, io sparo attraverso le rocce. Tendevo a dimenticarmelo. Aia. Perché nel senso non riuscirei. Ce l'ho fatto qualche volta di non prendere danni contro Isaac. Però devo essere allucinatamente forte. Ma proprio a livelli oltre. Un quarto di fede. Può essere qua, Isaac, perché stiamo andando molto distanti. Ah, sei morto per l'esplosione dei tipi, bene. Ah, infatti qua. Esplodete tutti insieme. Ti raggiungili, da bravo. Su. Bravissimo. Isaac. Ce la posso anche fare, devo dire. Abbiamo libro di Belial. E mi ha colpito subito. Cioè, neanche un attimo, eh. Ok, la proata delle bombe diciamo che è più facile adesso, ovviamente non funziona più, cioè, perché è più facile lanciargliele adesso che sono a ricerca, perché nel senso, le lancio in quella direzione e poi nel senso Bobby Bomb sa cosa fare. Vabbè, basta usare le bombe, usiamo le lacrime, tanto siamo lì. Scappiamo
cazzo di counter ci sono sempre, io ci posso fare poco. Tanto è probabile che non ci riesca, quindi. Appunto, non posso subire più danni. Siamo all'ultima fase, che non counterà più, però c'è pieno di angeli, c'è Practice Sky che può colpirmi a caso. Appunto. Altre due vite. Vabbè, non lo posso fare. Facciamo che giro un po' la cattedrale. Parlo ancora un po'. Ti parlo ancora un po' e poi vabbè, moriamo. Tanto non. È un danno, eh. È un danno. È un solo danno. Quindi. Ci vuole poco. Contro due grid. Contro due grid nel primo Isaac. Diciamo che. Non è proprio facile, eh. Appunto. Ultima vita. Vediamo cosa c'è qua sotto. Oh, c'è quella brutta merda di mostro 2. Che vorrei quasi quasi cercare di uccidere. Solo per dimostrare che sei una brutta merda. Adesso vieni qua. E mi ha ucciso una delle tue mosche. Va benissimo. Esci. Back to my menu. Morti? 95. Monkey 82. Perfetto. C'ero quasi pari, eh. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao.